alle masse dei fedeli. Cerchio e seno attraverso NT Amedeo. Ripeto, i pericoli sono veramente tanti e, in certo senso, fa bene la religione cattolica e anche altre religioni a rifiutare queste esperienze. Ma questa proibizione è rivolta soprattutto alle masse dei fedeli, perché a noi risulta che alti prelati in seno alle medesime chiese hanno partecipato in passato e partecipano tuttora a queste esperienze. È senz'altro un bene che le masse siano frenate per evitare quei pericoli che possono nascere dai contatti con la nostra dimensione, in cui vengono proposte cose evidentemente fasulle o in cui si aprono porte a ideologie negative. Ma è altrettanto vero che non si può fare di ogni erba un fascio e annullare così anche le vere esperienze di contatto e di comunicazione tra noi e voi. Quindi decidete serenamente. Non c'è pericolo di inconciliabilità. C'è soltanto da considerare come si vivono certe situazioni individuali che possono sì creare inconciliabilità. Per cui è chiaro che un sentimento forte, quasi morboso, che rasenti il fanatismo, fa sì che uno si comporti nei riguardi di queste esperienze in maniera non vera e non serena. Ma se voi ponete queste ricerche come esigenza dello spirito di sapere e di conoscere, allora ditemi, dov'è la negatività? Noi vi diciamo anche: curate il vostro sentimento religioso, esaltatelo, non fate però che sia condizionante al punto da impedirvi di vedere orizzonti che sono preziosi per il vostro spirito. Non si può restare chiusi in schemi rigidi e ristretti, altrimenti c'è una stasi, non c'è crescita. Ricordate che è l'espressione umana delle religioni che eventualmente va condannata o ridimensionata, non il vostro desiderio di credere o di accettare una forma religiosa che può anche essere messa in discussione.